un giorno. Ciao a tutti! Vai, facciamolo bene, facciamolo bene. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo nuovo video delle buste di Tiger Peso Botto. Cioè, tra l'altro, guarda com'è chiusa, che mi stavo accorgendo, qua è chiusa così, no? Qua è tipo tutta chiusa in un modo strano, però pesa 3 quintali. C'è dentro un mattone. Sì, veramente pesantissima questa busta XL. Guardate quanto è grande. Prima di cominciare però, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto lasciate un like se vi piacciono i video di questa tipologia. Io sono Chiara, la Pompo, e lui è Antonio. Andiamo? Vai! Sì, si è aperta agilmente. Sì. Agilmente? Ok. Vi facciamo sbirciare? No. No? Faccio sbirciare niente, sono cattivo. Va bene, vai. Allora ribaltiamola. Ficca dentro. Oddio. La mano, metto su. Questo qui è già uscito. Happy birthday! Questo è quello che avevo visto lì nel... Nello blog. Sì, perché vedevo questa roba qua e pensavo che fossero degli adesivi. E invece c'è scritto sticker shipped included DIY card DIY celebration card. Non lo so, apriamo e vediamo. Sono delle cornici per mettere le foto. No, perché c'è scritto quanto per il compleanno. C'è scritto bigliettino d'auguri fai da te, foglio con adesivi incluso. Bigliettino d'auguri un po' gigante. Uno che non ci vede bene. Allora? Allora. Ah, un bigliettino d'auguri davvero. Cioè, qua ci puoi mettere le card, le foto, e qua ci sono gli adesivi da incollare. Ah, è proprio un bigliettino di auguri. Però non c'è la busta. Niente busta. Non c'è la busta. Cioè, dai... La busta devi prendere quelle della posta, che sono buste giganti. Beh, però è super carina. Questa è solo la contenuta. Sì, è super carina. Capito? No, beh. Bello, ma no, anche per degli per amici. Una, per una dolce di batto. Ma che ma dolce di batto del compleanno? Mica c'è scritto compleanno. Ma tu quando te pensi alla dolce di batto? Qua guarda, cioè, ma poi, a parte che da femmina, qui al massimo nubilato. Beh sì, nubilato. Azzurro fuori, vabbè. Andiamo avanti, tocca a te. Aspetta, dai, tiriamo fuori questa perché... Attenzione, non ce l'abbiamo messa dentro noi, eh. Cos'è? Ma un bottiglione! È un bottiglione per il limoncello di vetro, tra l'altro non è neanche così male, vediamo il tappo, sì. Bella. Bottiglione impolverato. Sì, è da lavare. Più che mai, ma insomma va bene. Lo ficchiamo in lavatrice. Il lavastoviglie. In lavatrice lei lo mette, così abbiamo già... Si può lavare, non lavastoviglie. Vediamo, sì, tocca a me. Io voglio questo. Tu dopo. Tu prendi quello che no, quello qua. No, prendi questo. Io voglio questo. No, devi prendere quello lì che è tuo. Cos'è? Sono i rotolini. Amore, il microfono. Sono secondo me i rotolini adesivi per la spazzola, quella per togliere i pelucchi dei vestiti, sì, penso. Sì. No, okay, sembrano morbidi però. Però qua c'è scritto ricariche per rullo. Sì, ricariche per rullo. Non so più ricariche parlare. Per rullo. Ricariche per rullo leva pelucchi. Ok. Ma dai. Ne abbiamo già. Però questi, però questi, no. Questi sono di Natale. Per la ma sono uguali? Cosa? Ah sì? Ma sono uguali? No, sì, sono uguali a quelli. Ma allora li abbiamo già trovati uguali. Ma guarda, più di una volta. Ma no, li abbiamo già aperti un'altra volta. Ne abbiamo già due aperti. Sono tutti e due sigillati.
No, cioè è sigillato, ne abbiamo già due aperti, non apriamo il terzo. Vabbè, ci ha fatti questo. Qua. Ma tu perché tiri fuori la roba al posto perché mio? Perché quello lì è tuo, gli occhiali sono sempre tuoi. Devo provarli. Certo. Stai benissimo. Immagino. Quindi occhiali da sole. Stai proprio bene bene. Non mi stanno bene rosa? No. No? Però per andare al mare. Beh, li posso regalare a qualcuno. Per andare, vabbè, se hai visto che sono brutti li regali a qualcuno, non ho capito. Che figura, qua sei smascherata. Beh, non sono brutti, non... Mi sa che siamo già all'ultimo pezzo. Anche se però erano un po' in tinta. Siamo già all'ultimo pezzo qui. Però è pesantissimo, vediamo qui. Non c'è un'altra cosa. No. No. Attenzione, attenzione. Ta-da! Tra l'altro è anche mezzo aperto. È tipo... Cos'è, un se gioco? Lo giri c'era scritto il nome davanti. No, per capire cos'è. Secondo me è tipo gioco dell'oca. Gioco dell'oca, scritto tutte tipo. No. La tana del coniglio. Cattura i conigli dei tuoi avversari e raccogli per primo il tuo coniglio. Contenuto un tabellone, quattro pedine. 4 per 14. Vabbè, dai. Vediamo, vediamo cosa c'è dentro. Rabbit hole, il buco del coniglio. Oh! Guardate! Sono delle mega... Sì! Come si chiamano? Le... Ma sono... Guarda, dietro sono diverse. Dadi? Cioè, sembrano tipo da costruire. C'è un fiorellino con scritto stop. Cioè, tipo tu componi la tua cosa. No, ma guarda, vedi che... Allora... Vabbè, ok, qua ci sono i coniglietti con le orecchie rosse. Qua blu, azzurro, gialle. Vabbè, ognuno c'era il suo, sono blu, sempre uguali, penso. Allora, ce ne sono due gialle, due blu, due verdi, ne manca una rossa. Ok, rossa. Ok, due, due, due. Sì, ognuno sì, si gioca in quattro. Si può giocare in quattro, ok. Andiamo a vedere il i dadi. Ecco, ho trovato questo risultato. Va bene. Il telefono che parla da solo. Plancia gigante. Double face. Eh? Eh sì, guarda. Cioè noi adesso la vediamo, ma la stanno vedendo anche sì. Loro. È una double, girala. Puoi usare ma è uguale? Sì. No, altro mi chiedo se è uguale. E lì i conigli come sono? Quello giallo com'è? È dentro una gabbietta con la catena. Ok, centrale. Cos'è? Invece nell'angolo giallo... C'è un coniglio incatenato al giallo, centro. C'è in mano una carota e una... E un ravanello, tipo. Ok, loro sono uguali. Sì, uguali. Cioè l'hanno fatto da... Beh, però non è una cattiva idea, perché così comunque se si bastava, rovina... bastava fare così, se eh? Si rovina... Qua un po'... Vabbè, l'hanno fatto da tutte e due. Sì, è una cosa utile in realtà, perché se si rovina da una parte, ce l'hai dall'altra nuovo, diciamo. Sì, quindi ho provato. Non deve essere male questo giochino, non vedo l'ora di provarlo, sai? Sì, sì. Beh, rispetto alle buste che eravamo abituati a trovare ultimamente, questa è un po'... Un po'... Sì. Però... Però il pezzo migliore è sempre... Sì, la bottiglia Lerch. Sempre la bottiglia, cioè da dove salta fuori. Vabbè, dal negozio, da dove deve saltare sì. Fuori, scusa. Dal magazzino del negozio. E beh, perché il resto... Sì, ma se l'hanno dimenticata, secondo me. La bottiglia dimenticata nel tempo. Hai fatto vedere lo stop? Sì, sì, l'ho fatto vedere. Stop! Stop! Dimentica perché? Stop alla bottiglia. Mettiamo via il coso. I coniglietti a posto. Sì, allora, quindi la cosa che ti è piaciuta di più qual è stata alla fine? Di questa busta direi il gioco, fondamentalmente. No, a me è il biglietto d'auguri.
biglietto d'auguri gigante. A me è piaciuto un sacco il bigliettone d'auguri. Abbiamo un'istruzione. Sì. Il bigliettone d'auguri con gli adesivi. Questa è stata la cosa che mi è piaciuta di più. Sì. Bella. Andiamo a che età? Più 5. Per un anno non ce la faccio. Comunque ci mancano dei pezzi. È solo la base dello stop. Ah, però sono due gli stop. Attenzione. Aspettiamo. Un attimo, qui dobbiamo contare meglio. Non c'era? No, c'è solo uno. Avevamo aperto tutto. Qua, aspetta, guarda qua dentro, magari c'è un filo. Pronto? Non c'è. No, niente, non guarda. Sarebbe caduto. Sarebbe caduto. Oh, poca fede. Non c'è. Non c'è, allora ci mancano dei pezzi. Ma manca... Devo farlo io. Fiorellino. Lo stamperò. Faccio una scansione. Vabbè, niente, mancano dei pezzi. Speriamo che... Beh, l'importante è che non manchino i coniglietti. Sì, ecco, quelli dovrebbero... Controlliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 14, secondo me devono essere 14, allora 14 verdi, 14 blu, 14 gialle, 14 sì, rosse, tutti 14. due dadi ci sono, due fiorellini e due pedine fiorellino, quindi ci mancano un fiorellino e due pedine fiorellini, cioè due supporti fiorellini. Vabbè, quello si può trovare negli altri, ce ne ho degli altri. Sì, vabbè, in tanti giochi ci sono quei supporti lì. Se andiamo da tag e diciamo, abbiamo trovato i supporti, ci date. E un fiorellino. Va bene, ragazzi, comunque... Dai, comunque è carino, dai. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Fateci sapere cosa pensate di questa busta, io mando un bacione e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao! Che bella. Peccato.